benvenuto in questa nuova serie di video dal nome Impro Lab. In questo primo video guardiamo una cosa che tutti teoricamente conoscono già, e cioè la Scala Blues, ma noi l'abbiamo chiamato Scala Blues 4.0, perché in questo video vogliamo dare un nuovo modo di vedere la Scala Blues. Io sono Tiziano Zanotti, suono un attimo il pianoforte e il contrabbasso, Alessio Alberghini invece al sax tenore ci farà, diciamo, ci guiderà come suono su quelli che sono dei concetti teorici nuovi applicati a questa scala blues. Partiamo subito. Il concetto di base è che in questo caso lavoriamo sulla tonalità di Fa. La scala di Fa maggiore, che è questa, Fa, Sol, La, Si bemolle, Do, Re, Mi, Fa, è da, diciamo, rapportare direttamente con la stessa scala ma minore, cioè Fa minore. Fa, Sol, La bemolle, Si bemolle, Do, Re, Mi bemolle, Fa. Intanto ascoltiamo la scala di Fa maggiore, Alessio ci fa sentire. Esattamente, sotto invece abbiamo la scala di Fa minore, in questo caso minore naturale. Benissimo, queste due scale in realtà, come vedi, ho incorniciato quelli che sono i punti cardine, cioè il primo grado, che hanno in comune sia il Fa, appunto, Fa all'inizio e alla fine, e il quarto grado, che è il Si bemolle, e anche il quinto grado, che è il Do. Bene, queste due scale adesso noi le andiamo ad unire, ne andiamo a fare un'unica scala, e questo succede qui, quella che io ho chiamato la tabella numero 2. In questa scala abbiamo quella scala centrale che consideriamo la scala blues, che è la somma della scala maggiore, cioè quella sopra, che ho messo con le frecce, l'ho calata nel secondo pentagramma, e la scala minore che è sotto, che invece sale. In questo caso l'ho fatta partire dal Mi bemolle, Mi naturale, ma quello che a noi serve è la partenza sul Fa. Quindi abbiamo una scala blues, che però, questa scala blues è mescolando il maggiore e il minore, che però ci dà una sonorità abbastanza indefinita, insomma un materiale che io definisco quasi un po' una poltiglia, perché questi suoni, adesso Alessio ce li farà sentire, sono interessanti, ma se usati così indiscriminatamente non hanno un grande effetto. Comunque andiamo a sentire intanto cosa succede sommando la scala maggiore con la scala minore in un'unica scala. Esatto, la cosa che ci salva, cioè quella che ci darà l'idea di struttura, è il fatto che sono divise in due gruppi, e cioè una prima parte che parte dal Fa e arriva fino al Si bemolle, proprio come dicevo prima, il fatto che il quarto grado diventa un punto d'approdo, e poi l'altra che parte dal Do, cioè dalla quinta nota della tonalità di Fa, e arriva fino al primo, cioè sono due blocchi, Fa, Sol, La bemolle, La naturale, Si bemolle, e l'altro blocco, Do, Re, Mi bemolle, Mi naturale, Fa, che sono due blocchi simmetrici, sono due blocchi uguali. In questo modo io posso però gestire una parte di materiale sotto e una parte di materiale sopra, sapendo che se le faccio risolvere sia sul Fa, sul Si bemolle, oppure sul Do e ancora sul Fa, diventa già materiale, diciamo, più definito, meno, come dicevo prima, meno poltiglia, meno così senza forma, ma invece un po' più chiaro. A questo punto cosa succede però? Che questa scala blues, che già se la pensiamo formata dal nostro Fa fino al Si bemolle e l'altro frammento dal Do fino al Fa, abbiamo già un po' di ordine, ma non è ancora sufficiente per creare un materiale che possa suonare in maniera chiarissima. Sotto l'altro foglio, invece, lo stesso materiale l'ho diviso in due parti, e cioè una parte che va sempre dal Fa al Si bemolle, come dicevo, attraverso La bemolle, quindi vuol dire Fa, La bemolle, Si bemolle. Adesso Alessio ce la fa sentire. Esatto, e rimango sempre su questo Fa settima, una seconda parte che invece è dal Do fino al Fa attraverso il Mi bemolle. Ok,
In pratica cosa abbiamo fatto? Abbiamo selezionato dalla scala, diciamo, poltiglia di prima, abbiamo tolto le tre note più importanti, che sono queste, più le altre tre note, e le usiamo come dei perni, come dei punti d'arrivo, come dei punti sui quali può ruotare le altre note della scala, e sono queste qui sotto, e cioè Mi, Sol, La, che non sono una scala loro, ma sono delle note che devono risolvere su quelle di sopra. Come dire che il Mi è perfetto se risolve sul Fa, il Sol se risolve sulla bemolle, che guarda caso sono a un semitono sotto, e il La sul Si bemolle. Facciamo solo questa prima parte, il Mi che va sul Fa, il Sol che va sulla bemolle e il La che va sul Si bemolle, sempre il nostro accordo di Fa. Perfetto. Nella seconda parte, che era Do, Mi bemolle, Fa, possiamo applicare lo stesso concetto di usare praticamente un semitono sotto le stesse note che vanno su di loro. In questo caso abbiamo una nota che viene aggiunta, cioè questo Si naturale, che non era nella scala blues che abbiamo visto prima. Perché questo Si però è un semitono sotto al Do, e quindi è una nota che attira, che tende a spingere verso il Do, così come il Re va al Mi bemolle e il Mi come va sul Fa. Proviamo a lavorare su questa parte, cioè Si Do, Re Mi bemolle, Mi Fa. Esattamente. A questo punto cosa succede? La scala che prima nel disegno prima era tutto un ammasso di note è diventata due cose separate. Una serie di note, queste qua sopra, che sono d'arrivo, e sotto le stesse note un semitono sotto. Questo ci dà la possibilità di avere, stavo facendo un Fa, ci dà la possibilità di avere una terza minore sopra, ma anche una terza maggiore, che però lei tenderà più facilmente a risolvere sulla quarta, una settima. In questo caso il Mi bemolle, una settima minore sopra, ma anche una settima maggiore che risolverà. Cioè abbiamo, di tutte quelle note indiscriminate che vanno prima, abbiamo selezionato del materiale d'arrivo e abbiamo selezionato del materiale che è giusto arrivare su queste note d'arrivo. Proviamo adesso ad applicare questo, cioè avere questa, che sarebbe poi in pratica, non l'ho detto, ma sarebbe la pentatonica minore di Fa, che è estratta appunto dalla scala di prima, con i semitoni sotto. Andiamo adesso a prendere un pezzo, ad esempio fermo, lo facevamo col Fa settima, ma lo possiamo fare tranquillamente anche con un Fa minore settima. Questo è un Fa minore nona. Se io faccio un accompagnamento semplice su questo Fa minore nona, e Alessio può usare sia le note della scala della pentatonica, ma anche i semitoni sotto. Proviamo. Era un'idea, si possono sviluppare in 100.000 modi questa possibilità, cioè l'idea di avere Fa, La bemolle, Si bemolle come punti d'approdo, che già questo è un frammento di tre note, lo stesso frammento simmetrico partendo con Do, Mi bemolle, Fa, e le note da sotto che possono risolvere sulle note sopra, quindi sono a un semitono esattamente sotto, perché il Mi è sotto al Fa di un semitono, il Sol va sulla bemolle, il La sul Si bemolle, il Si naturale sul Do, il Re sul Mi bemolle e il Mi sul Fa. In questo modo noi abbiamo dato ordine al materiale del foglio di prima, e cioè di quelle che io chiamavo note così, un po' poltiglia, non definite. Qui le abbiamo definite perché abbiamo dei punti di approdo e dei punti che servono invece per approdarli. E questo è il terzo livello, diciamo, dell'uso di queste due scale, che eravamo nati da una scala maggiore e una scala minore, abbiamo selezionato il materiale, e questo terzo livello adesso lo andiamo ad applicare direttamente su un blues in Fa, non più solo su un pezzo fermo di Fa minore settima. È leggermente più complicato, ma in realtà ha una sonorità tipicamente blues, tipicamente tradizionale del blues. Thank you.
Ok, quindi questo diciamo che consideriamo come il terzo livello, e cioè la pentatonica minore di Fa, che è già divisa in due blocchi con i semitoni, applicata a un giro di blues in Fa molto semplice, senza tante sostituzioni, ma che permetta appunto di sviluppare bene questa idea dei cromatismi che vanno a risolvere sulle note della scala. Ma adesso andiamo invece a quello che è il quarto livello. In questo caso stiamo sempre usando la nostra scala blues, che è questa qui centrale, cioè il nostro Fa, Sol, La bemolle con le due terze, con le due settime, sempre diviso in due blocchi. Ma qual è la differenza? Che qui lo andiamo ad utilizzare in modo diverso, cioè abbiamo sempre la nostra pentatonica minore, come avevamo nel terzo livello, e abbiamo sempre i nostri semitoni sotto, ma in questo caso i semitoni sotto creano già una pentatonica. In pratica qui sopra abbiamo una pentatonica minore di Fa. Qui sotto abbiamo una pentatonica minore, un semitono indietro, cioè di Mi. E questa pentatonica non solo risolve nota per nota su quelle di Fa, ma questa fa a frammenti di due, tre o anche quattro note che si spostano e risolvono su quell'altro. Morale, stiamo sempre dicendo che questa che era la poltiglia, cioè la scala che non aveva una definizione precisa, se io la vado a pensare come due pentatoniche, una che è quella d'arrivo e l'altra che è una pentatonica, un semitono sotto, può essere usata appunto a blocchetti per risolvere a blocchi su quello sopra, cioè non nota per nota come nel terzo livello, ma a blocchi di tre, quattro o anche solo due note su quello sopra. Questo è un caso molto più interessante, molto più moderno, ma anche molto più difficile da ragionare. Allora, a questo punto prendiamo il nostro esempio su un Fa minore fermo, e con Alessio cerca con il sax di lavorare, quindi risolvendo sulla pentatonica di Fa, ma facendo anche dei frammenti della pentatonica di Mi. 1 2 3 4. Ok, benissimo, questa pentatonica minore con quell'altra un semitono sotto funzionano alla perfezione, si possono incastrare, leggermente difficile ma molto interessante, ma la stessa cosa funziona anche su un giro di blues. Il tutto sarà leggermente più complicato, ma di sicuro molto efficace e molto nuovo. Giro di blues, 12 battute. 1 2 3. Ok, questa era quella che noi consideriamo la scala blues 4.0, cioè la versione della pentatonica minore di Fa e quella di Mi che vengono a frammenti inseriti su quella di Fa. L'abbiamo sentita adesso applicata a un blues molto basic, la versione con i tre accordi, Fa settima, Si bemolle settima e Do settima.
L'andiamo adesso a fare invece contrabbasso e sax con le varie sostituzioni armoniche un po' più elaborate e vediamo cosa riusciamo a tirar fuori da questo tipo di scala blues. Thank you.